Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono PixelPax e oggi siamo qui, come avete visto dal titolo, con un video un po' particolare. Ultimamente ne faccio tanto di questo tipologia di video, quindi non sono più particolare a dire il vero. Però anche oggi vi voglio parlare di certa gente che ho conosciuto, del quale ho fatto esperienza, e mi sembra corretto parlarvene per riportarvi quello che ho vissuto io, così che magari evitate voi di farmi stessi sbagli. Dunque, quello che oggi trattiamo è un argomento un po' molto spinoso. Ho deciso all'ultimo di registrare questo video, per tantissimo ci ho riflettuto, ho fatto dei sondaggi su Instagram, a proposito seguitemi, sono 98 megapixel, e non sapevo bene se farlo oppure no, sia per il fatto che non so quanto possa effettivamente interessare come argomento alla gente, sia anche per il fatto che gli individui del quale andrò a parlare oggi sono un po' particolari, del tipo che se la prendono molto facilmente, e quello che dicono per loro è legge, quindi o fai come vogliono loro oppure... Quindi è un video un po'... Detto questo, prima di iniziare, via con la sigla! Bene, facciamo due piccole premesse prima di iniziare. Allora, la prima. Per questioni di privacy e per non entrare nei casini, per non avere problemi di nessun genere, non nominerò né i nomi del forum o dei gruppi Facebook ai quali farò riferimento oggi, né mostrerò chat o messaggi e presenti su quel gruppo o sulla pagina Facebook o su il forum. Insomma, non mostrerò informazioni a destra e a sinistra come faccio di solito. In questo modo sono sicuro di non avere problemi di nessuna sorta. In ogni caso, se siete curiosi, basta che cerchiate forum Criceti su Google, ce n'è uno di attivo, italiano. E se vi fate un po' di ricerchine su tipo dimensioni gabbie e questo è il mio nuovo criceto di qua e di là, qualcosina trovate anche voi. Ora non vi faccio gli approfondimenti vari che ho fatto io standoci dentro a questi forum, ma sappiate che è. Altra premessa super super importante ragazzi, mi sembra scontato ma penso sia corretto dirlo. Un animale è un impegno, indipendentemente da quanto questo animale costi, se l'avete adottato, se l'avete comprato, se ha bisogno di una gabbia grande, una gabbia piccola, non ha bisogno di una gabbia, è un impegno. Quindi, una volta che l'avete preso, nessuno vi ha obbligato a prenderlo, avete scelto voi, è corretto e giusto tenerlo nel miglior modo possibile. Bene, detto questo, iniziamo col video. Ok, per iniziare questo video ho bisogno di introdurvi all'argomento. Dovete sapere che un PixelPax molto molto piccolino e molto molto carino, intorno ai 14-15 anni, inizia a sviluppare una delle sue più grandi passioni e anche probabilmente la prima che ho avuto veramente, ovvero i roditori da compagnia, quindi quelli che vengono chiamati comunemente animali non convenzionali da compagnia o animali domestici non convenzionali. Nello specifico io al tempo mi ero appassionato moltissimo ai criceti. E per appassionato intendo che ne volevo uno e i miei genitori, giustamente, mi avevano detto prima di prendertelo vogliamo che ti informi bene. Quindi io mi ero messo a studiare e avevo trovato il mondo cricetoso estremamente interessante, nel senso che comunque mi ero appassionato e quindi sapevo ad esempio tutte le razze dei criceti che ci sono, tutte le varie specie, le sottocategorie, i vari colori che possono avere, i nomi latini del singolo criceto. E in più mi ero appassionato e quindi comunque mi ero studiato tutte le schede d'allevamento, quindi ad esempio quanti cuccioli fanno, se possono convivere, se non possono convivere, le dimensioni della gabbia del quale hanno bisogno. Insomma, mi ero veramente informato per bene. Detto questo, un bel giorno vado a prendere il mio primo criceto, che è Stitch, era un winter white, quindi un criceto tipo russo grande così, bianco, e comunque avevo la sua gabbia bella grande, tutto il resto, mi ero abbastanza informato. E io, fra le varie ricerche che mi ero fatto, ero appunto anche capitato in questi forum, al tempo ce n'erano molti di più, sui criceti, sugli animali da compagnia non convenzionali, nel quale appunto la gente che aveva la stessa passione parlava, discuteva e comunque si scambiavano consigli. E io al tempo l'avevo trovato sempre molto interessante e molto utile poter parlare con altra gente informata. E forse è stato proprio questo a poi mettermi nei casini, se si può dire, non è che abbia fatto chissà che cose, però mi rendo conto a distanza di anni che ho sbagliato. Principalmente, secondo me, è stato dovuto anche al fatto che questa mia voglia di entrare all'interno di un forum è stata molto influenzata dal fatto che non avevo nella vita reale nessun altro che effettivamente si fosse appassionato così tanto e vedevo che parlando con altra gente, tipo amici, robe del genere, di questa mia passione o venivo pigliato per il culo o la gente generalmente non ne fregava un cazzo, detta come va detta, cioè proprio terra terra ragazzi.
Quindi entrando in un forum dove la gente comunque è tutta in quel mood, che sa di quello che parli, è interessata a parlare del tuo criceto, di quello che è successo, di quello che non è successo, guarda questo consiglio, guarda questo, io veramente mi ero sentito molto molto integrato e ben voluto. Ci fu però un problema. Io appunto ho iniziato ad avere questo criceto di qua e di là e appunto parlavo dentro al forum e c'era gente dentro questo forum super super carina, super super che oh ma che bellino, ma guarda potresti mettere un pochino più di lettiera così che può scavare, ti consiglio di prendere questo mangime perché è più buono, questa lettiera meglio non usarla perché c'è troppa polvere, prendi quest'altra marca, robe così, consigli che oggettivamente puoi seguire, puoi non seguire, cavoli tuoi, nel senso che se vuoi far star meglio il criceto ti conviene seguirli perché c'è gente che ha più esperienza e che li ha già provati. Se non te ne frega nulla, pace, ecco. C'era però anche altra gente, diciamo, un po' troppo infognata con questi argomenti. Gente che o tu hai tutto perfetto al millimetro, quindi la gabbia, se deve essere di 60x40, al tempo era 60x40. Adesso, riguardandomi un po' le informazioni, ho scoperto che hanno aumentato ancora le dimensioni delle gabbie. 60x40, ragazzi, intendo 60 cm di lunghezza e 40 di profondità, così da avere abbastanza spazio, insomma. Le gabbie più piccoline non andrebbero bene, tutto il resto. Che o tu avevi quella gabbia che dicevano loro con delle certe dimensioni, oppure ti tartassavano, ma del tipo, ma lo fai stare male, ma soffre, ma di qua, ma di là, non dovresti avere criceti, dallo in adozione, dallo via, non sei in grado di tenerlo, ma anche robe, a mio parere, pesanti da dire comunque un ragazzino, roba del tipo, non me ne frega niente se i tuoi genitori non vogliono comprarti una gabbia più grande e devi pagarla con i tuoi soldi anche se non lavori, trova i soldi e comprati una gabbia più grande. Cioè, oggettivamente, non hai idea di chi io sia, non hai idea delle possibilità che io ho economiche e di spazio. Se ti dico, adesso ho questa gabbia qua, devo tenermela qua, personalmente il discorso dovrebbe essere chiuso, non serve che tu continui a insistere e mettendomi comunque a disagio, perché comunque mi sentivo a disagio in quella roba lì. D'altra parte però ero ancora piccolo ed ero veramente stupido per quello che mi guarda, perché se adesso uno mi prova a dire una cosa del genere, io prendo su baracca e burattini e me ne vado a ciaoni. Vivendo comunque la vita di forum, e io al tempo posso dire che ero veramente infognato. Dovete capire, ragazzi, che a lungo andare, comunque un ragazzino che comunque si sente comunque accettato all'interno del forum, o che comunque si sente ben voluto, a lungo andare, se non si sempre dire in testa no di qua, no di là, no di su, no di giù, devi fare così, devi far colà, diciamo si fa un po' plagiare o convincere, probabilmente convincere sarebbe la parola migliore. E capite anche che purtroppo io ci sono cascato, quindi comunque ho rotto veramente tanto i coglioni ai miei genitori e gli chiedo scusa in questo video, perché ho voluto comprare un'altra gabbia più grande e ho comprato 3000 ruote perché quella non va bene, perché questo, poi dopo mi piace questo, no però fa del rumore, non va bene, poi di qua, poi di là, e la casetta, voglio un'altra casetta, voglio... E i miei genitori mi hanno abbastanza accontentato. E certo, mi avrebbero potuto dire di no, però sapete che è sempre più facile dire di sì rispetto a dire di no. Questo è chiaro a tutti, no? Vabbè, quindi a lungo andare mi sono ritrovato praticamente con un bordello di roba per criceti e mi sembrava contento, ma robe che avevo tipo 3 scatoloni pieni di accessori che adesso sono giù in garage ad occupare spazio inutilmente. Ciononostante, comunque, qualsiasi cosa accadesse, che io comunque raccontavo sul forum, perché comunque avevo il mio post e il mio argomento dedicato al mio criceto, non so, tipo, oggi il mio criceto ha fatto questo, ha fatto quell'altro, c'era sempre sotto gente che insisteva con no, è sbagliato, no, questa cosa non è giusta, no, non va bene, no, di qua, no, di là, e sinceramente è pesante come situazione. E quindi, niente, comunque era sempre un battibeccare. Quindi, alla morte del mio secondo criceto, ne avevo avuti 2, uno dopo l'altro, e dopo aver comprato la seconda gabbia da 90x50 perché doveva essere grande e lo tenevo in camera mia. Camera mia, adesso non avete ancora visto il room tour, ma è 3 metri per 4. E c'è la scrivania che è 2 metri, fate conto. Più il letto da una piazza e mezzo perché sono grande, non ci sono il letto piccolo, più gli armadi. Non è che abbia tanto spazio oggettivamente. Però comunque al tempo era veramente molto ingombrante come gabbia per un criceto. Che non sto dicendo, ragazzi, ben attenti, che un criceto in quanto piccolo ha bisogno di una gabbia piccola, assolutamente no. Sto dicendo che ha bisogno di una gabbia giusta per le sue esigenze, per le sue dimensioni. Quindi è ovvio che non potete tenere un criceto per quanto grande così in una gabbia di queste dimensioni. Però una gabbia che sia 50 cm di lunghezza, quindi tipo una roba del genere,
o comunque adesso vanno molto i box Ikea, tipo i Samla, che puoi costruirci delle vasche per criceti, tutti trasparenti, molto bellini da fare. Secondo me quelle lì hanno già delle dimensioni abbastanza adatte. Poi è ovvio che se tu hai mille soldi da spendere in gabbie enormi e tutto il resto, puoi farlo. Ma personalmente io non starei a dire non prendere il criceto oppure darlo via semplicemente perché la gabbia è di 2 cm più piccola, o non ci sono 20 cm di lettiera per far scavare il criceto che magari manco ne ha voglia e non scava, o la ruota non è del modello specifico preciso che vi piace a voi e quindi va buttata via. Ok? Anche perché, adesso passiamo a un altro argomento, dovete sapere che esistono delle associazioni che fanno adottare i criceti. Queste associazioni si lamentano spessissimo di avere criceti in esubero che non riescono più a gestire perché ovviamente i volontari non hanno abbastanza gabbie, nessuno li vuole adottare e tutto il resto. E tu ti chiedi, come mai la gente non vuole adottare dei criceti? Puoi vedere la scheda che serve per l'adozione e ti dicono, devi avere una gabbia da 1,5 m per 80 cm, devi avere 30 cm di lettiera, la ruota da 30 cm che è grossa così, e per esperienza vi dico che è rarissimo trovarla nei negozi, devi ordinarla online e non sai se ti arriva rotta, che è molto probabile perché è plastica, comunque becca un colpo e si spacca, o tutto il resto. Il mancime ci vuole quella marca specifica lì che è ordinabile soltanto su quel sito e tutto il resto. Il veterinario deve essere esperto in esotici, ma non puoi sceglierlo tu. Deve essere uno nostro convenzionato che abbiamo noi nella lista, che conosciamo. E se non lo usi, noi non ti diamo il criceto. Cioè, hanno una serie di linee guida talmente tanto restrittive, per i miei gusti, che fanno passare alla voglia la gente. E poi dopo ovviamente però si lamentano che ma la gente non adotta i criceti stanno, non sappiamo più dove metterli, di qua e di là e di su di giù. Ragazzi, a volte bisognerebbe essere un pochino più elastici, nel senso, non, ripeto, valutate caso per caso. Se uno vi dice non ho tutto questo spazio, però ho questa gabbia che è abbastanza grande e ve la mostra e oggettivamente vi sembra abbastanza grande che ci riesce a stare tutti gli accessori e lo spazio per che il criceto si possa muovere, o che comunque abbia le caratteristiche base per essere un buon adottante, approvatelo, non gli dite no perché non hai quella roba lì, perché sennò ovviamente poi dopo finisci in questo modo. Letteralmente si stanno, per me, autosvuotando i forum a forza in questo modo, quando invece al tempi, quando io ho iniziato comunque a informarmi, li avevo trovati utilissimi, perché comunque volete mettere avere le schede tutte perfette, scritte per punti, che basta che te le stampi, te le leggi e sai già tutto su come va allevato un animale. Hanno, cioè, per colpa di questa gente, a mio parere, che è fissata ed è convinta che deve per forza convincere tutti gli altri a fare esattamente come fa lei, si sta letteralmente disintegrando tutto. Una cosa utilissima se ne stanno completamente a ciaoni. Di recente, uno dei miei criceti che ho avuto nell'ultimo periodo, che avevo salvato da una situazione un po' brutta, è morto, e ho quindi deciso di vendere la gabbia più piccola, quella che avevo, perché comunque non mi ci trovavo più bene come tipologia di gabbia, è un po' scomoda e mi occupava spazio inutile, quindi ho deciso di venderla, così come altri accessori che non utilizzavo più, così da tenere soltanto il minimo indispensabile se in futuro voglio prendere altri animali, ok? I forum comunque ormai sono abbastanza vuoti e morti, e proprio per questa situazione che la gente o fa quello che dico io o ti romperò la vita letteralmente, e quindi semplicemente ho cercato su Facebook e ho visto che molta gente dei forum si è spostata su Facebook. Appunto, io ho fatto questo mio post nel quale vendevo la gabbia, che comunque è 60x40, quindi dimensioni minime di una volta, adesso è 75x50 tipo, quindi più grande, e specificando appunto che questa gabbia andava bene, che l'avevo già usata per cricete, comunque non avevano sofferto, cioè comunque un criceto che è dentro una gabbia piccola lo vedi che si è stressato, perché comunque rosicchia le sbarre, è nervoso, tende a mordere, non è un criceto tranquillo, ok? Quindi comunque si capisce quando un criceto è stressato oppure no. E in quella gabbia i miei criceti erano sempre stati benissimo. Poi ovvio, io sono una persona comunque che molto ci interagisce con gli animali, quindi li prende fuori, li fa giocare, li rimette dentro, cioè comunque non è che siamo bloccati in gabbia dalla mattina alla sera, se avevano voglia di uscire li prendevo fuori e comunque ci interagivo, ok? Avevo fatto appunto questo post di vendita, quindi era un classico post con... nei commenti la gente doveva dire sono interessato, contattami, di dove sei e robe così, no? E invece sono stato segnalato e contattato da molteplici persone che arrogandosi il diritto di saperne più di me, senza neanche
chiedermi se per caso avessi studiato su come si tenevano i criceti o se fossi comunque alla prima esperienza appassionato, sono arrivati sotto al mio post dicendomi: questa gabbia non va bene neanche come trasportino perché è troppo scomoda e troppo piccola, la devi buttare nella discarica e vergognati a provare a vendere una roba del genere, e fa schifo, ma chi ti credi di essere per vendere una roba del genere? Cioè, robe che tu, io li guardavo e dicevo: ma stiamo scherzando? Cioè, oggettivamente. A questo punto, ragazzi, le scelte erano due: o ignorare o rispondere. E sapete come sono fatto io, se un po' mi conoscete. Io non riesco a ignorare un commento non inerente con il post, che era un post di vendita, ripetiamo, ma soprattutto che mi vanno a dare contro senza sapere chi sono io. Cioè, con quale diritto ti arroghi di dirmi a dare contro senza sapere chi io sia? Qual è stato il mio passato? Che conoscenze ho? Ok? E quindi semplicemente gli ho risposto dicendogli: guarda, ho tenuto tanti criceti qua dentro, non hanno mai avuto problemi, e comunque sono seguito anche da veterinari, comunque sono, me ne intendo. La loro risposta è stata: ma se tu i criceti li hai sempre tenuti lì dentro, è ovvio che non te ne rendi conto che un criceto soffre, lo fai sempre. E gli ho detto che questo post è di vendita, non è un post per discutere quanto bella, grande o spaziosa possa essere la mia gabbia e per quanto te possa fare schifo, e i tuoi pareri sono abbastanza fuori luogo. Detto questo, io ho segnalato il tutto al moderatore del gruppo dicendogli: guarda, è un post di vendita, mi stanno intasando, perché non era una persona, erano tipo una ventina che riempivano i commenti, cioè nel senso, se anche lì in mezzo ci fosse stata una persona che mi diceva ero interessato, io mi sarei sicuramente perso l'argomento. E quindi praticamente gli ho detto: senti, puoi eliminare i commenti, puoi evitare che la gente mi dica queste cose, visto che è un post di vendita, perché io li elimino, ma continuano ad esserci questi commenti per gli altri. La risposta di questo tipo è stata: ma questa gente è dentro al gruppo da più tempo di te, quindi è sicuramente più esperta, e quindi mi ha bloccato il post. Prego? Nel senso, io non ho fatto nulla di male, non ho insultato nessuno, stai qua, sì? E tu blocchi il mio post e lasci loro liberi di scorazzare e di dire: no, questa cosa è sbagliata, questo di qua, perché io faccio così, quindi così è giusto. Ora, really? Veramente? Non ho parole, ragazzi, cioè, per me era assurda come cosa. Bene, detto questo, ripeto, state attenti perché di gente strana ce n'è sempre tanta al mondo, e occhio a quello che fate, soprattutto perché siete su internet, quindi le cose sono pubbliche. E se volete anche andare a vedere con i vostri occhi quello di quello che vi parlo, ripeto, basta cercare su Google forum dei criceti e gli argomenti li trovate. E io purtroppo ci sono cascato, e avevo chiesto al tempo, penso, quando me ne ero andato dal forum, comunque rendendomi conto dei problemi che mi stava arrecando questa cosa, di cancellare il mio post. Non ho idea se sia stato cancellato, probabilmente qualcosa ancora c'è, ma comunque non vi do i titoli, quindi non potete andare a verificare. Fate delle ricerche generali, ragazzi, è per una mia tutela in generale, comunque. E nulla, spero che questo video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ricorda di lasciare un bel like e di commentare. Probabilmente qua sotto nei commenti ci sarà una marea di gente del genere che mi insulta. Ho paura di questa cosa, vedrò come valutare la situazione. Io spero che, come al solito, non ci siano grossi commenti e più che altro gente che apprezza il video. Nel caso in cui ci dovessero troppi insulti, valuterò se bloccare i commenti, se segnalare la gente che comunque mi insulta in generale, e vediamo un po'. Ricordatevi soprattutto di iscrivervi al canale, che ogni giovedì alle 14 esce un nuovo video, e di attivare la campanella, e che qua sotto in descrizione trovate il link per tutti i miei social, quindi Instagram, Facebook, YouTube e Twitch 98 megapixel, e c'è anche il link per il canale Telegram 98 megapixel, sotto tutte in lettere se volete cercare, e del gruppo Telegram Il Ritrovo di 98 megapixel, che si può accedere soltanto tramite il link d'accesso. È un gruppo un po' privato, soltanto per noi di 98 megapixel, quindi non è visibile ad altri, e potete accedere tramite il link che trovate nel canale Telegram, in descrizione nel mio profilo Instagram, oppure su Twitch scrivendo nella chat del mio canale punto esclamativo telegruppo. Detto questo, io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!